In questo numero. Il paese museo. Cribari di Trenta torna alla vita popolare e contadina aprendo botteghe di antichi mestieri tra i vicoli del borgo. La Rocca dello Sparviero. Per la festa dell'Oliva Grossa, Gerace, un corteo medievale ne ricorda l'elevazione a contea. Neoclassico borbonico. A Scalea è un presepe a dimensione naturale tra gli affreschi partenopei e le storie fosche di un antico palazzo. Radici di maggio, alluvioni e creature mostruose nella storia e nelle leggende di Amaroni, un insediamento di origini preistoriche dal nome Maronita. Cribari di Trenta ha voluto ricreare la vita di un tempo, un mondo che non c'è più. Così è diventato man mano un museo. Noi lo visitiamo iniziando dal mulino. Un paese museo, l'iniziativa del Circolo Acri, Romano Baldino. Noi tutti con il volontariato abbiamo allestito questo museo. Diciamo l'abbiamo scoperto noi questo museo facendo le rappresentazioni del presepe vivente. Cioè tutto è nato dal presepe vivente? Tutto dal presepe vivente, che sono 16 edizioni. Per rappresentare le scene di questo presepe abbiamo riscoperto i locali, i vecchi locali, i bassi, dove c'erano tutti i mestieri di un tempo. È fatto sul volontariato ed è un paese intero, ed è questa la caratteristica. Il museo è vivente pure lui, non sono pezzi fermi. Per esempio abbiamo qui il mulino e si vede la farina che esce. Vogliamo descrivere il mulino? Sì, certo. La tramoggia scendeva dentro la pietra e lo frantumava, e di qua usciva la farina e veniva in questo sacco, diciamo, di tela, di juta, e poi con i crivelli veniva separata la farina dalla crusca. Dalla farina, dal pane, siamo passati al vino, siamo nel palmento. Questo locale era il palmento di tutto il paese. Il palmento è costituito da una vasca di pigiatura, dove si veniva pigiata l'uva. Con i piedi veniva pigiato? Veniva pigiato con i piedi, scalzi. Poi c'è la vasca dove veniva raccolto. Una grande tina questa. Il mosto, una grande tina, il mosto. E poi all'ultimo, per fare l'ultima spremitura, che cosa usava? Il torchio che è molto rudimentale, è costituito da un grande masso e veniva fatta l'ultima spremitura. E qui siamo nel frantoio, il trappeto. Tutta la produzione delle olive di questa zona veniva portata qui. La pietra che veniva azionata dagli animali, dall'asino o dagli uomini anche. C'erano i torchi per l'ulteriore spremitura con le fiscole che schiacciavano poi la pasta delle olive che veniva alzata da qui. È stata ricostruita tutta la situazione di un tempo della produzione dell'olio qui a Cribari, anche con le unità di misura e i vari attrezzi. Tutte le famiglie e le partite, le cosiddette partite di ulive, aspettavano. I partitari, si dice. I partitari aspettavano fuori e quindi stavano pure in compagnia anche qui nel trappeto. Abbiamo detto tutto il paese partecipa a questo museo. Qui siamo in un interno, il telaio, la tessitura, quindi il ruolo delle donne storicamente.
Sì, all'epoca il ruolo delle donne era molto importante perché qui in questi locali si effettuava la tessitura dei vestiti e delle stoffe. Una volta si faceva tutto qua, mentre adesso sono tutte le macchine, invece si facevano prima manualmente, si facevano le tovaglie che poi le nostre nonne curavano al fiume. Diciamo questa è una zona più nuova, tra virgolette, della tessitura, la maglieria in lana. Sì, prima si usava fare le maglie fatte a queste macchine e le indossavano gli uomini quando andavano a lavorare ed erano fatte tutte esclusivamente a mano. Un'altra postazione importante per una civiltà contadina era la bottega del fabbro, la forgia. Sì, la forgia, la fucina. E qui, diciamo, si costruiva tutte dal chiodo, come abbiamo detto, fino al letto. Il ferro battuto. Il fabbro faceva i suoi stessi attrezzi. Sì, si costruivano gli attrezzi per loro, perché ogni ferro, ogni lavorazione bisognava usare una certa cautela per non farsi male, per non bruciarsi. Lei ricorda gli ultimi fabbri? Sì, ricordo, sono la famiglia Mancuso, erano i maestri fabbri di Gribari. Immaginate che profumo che c'era in questo vicolo, in questa zona, perché qui ci troviamo nel forno. Qui c'è tutta l'attrezzatura del forno, dalla varia che il dialetto a Mailla. Il setaccio. Il setaccio, dove veniva setacciata la farina. E poi, fatto una volta ammassato il pane, si lievitava e quindi una volta lievitato veniva messo nel forno. Con la pala, e abbiamo varie misure e vari tipi di pala. Dalla vita sociale siamo passati alla vita privata per chiudere. Questa era una camera, una stanza tipo della casa di una famiglia di Cribari di Trenta. Qui vediamo il letto, ma non solo, è così. Bene, questa era la tipica casa di un tempo, dove tutto si svolgeva in una stanza. Qua vediamo il letto, il posto dove si cardava la lana e l'angolo cottura, ovvero la cucina. Si lavorava sempre, anche i bambini raccoglievano i gomitoli, qua era una stanza che si filava la lana, si cardava, poi si metteva al fuso, questa, e si facevano i gomitoli per fare le maglie, le canottiere, tutto ciò che serviva per l'inverno. Il museo, un modo come conoscere il passato ma guardare al futuro. Soprattutto acquisisce una valenza duplice, sia sociale che culturale, perché diventa punto di riferimento sia per la cittadinanza e per tutti quelli che lo vivono, sia per chi intende visitarlo e venire da fuori, per poter trascorrere in Trenta dei momenti particolari, all'insegna del passato, vivendo nei giorni nostri. Sindaco, il museo, una iniziativa che il Comune subito ha condiviso e sostenuto. Il Comune l'ha condivisa e l'ha sostenuta subito. L'idea era quella di avere un paese museo e quella che noi porteremo avanti in questi anni. E oggi essere qua e rivivere queste tradizioni, queste culture attraverso la rivisitazione di questi locali adibiti ai mestieri di una volta, per me è stato molto emozionante.